Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Leonardo Masi, che mi chiede di parlare del film del 1979 Horror Puppet, ovvero Tourist Trap, diretto da David Moller, prodotto dalla Jarz Band. Un film interessantissimo con un grandissimo villain, Chuck Connors, per un film che è diventato un classico. In realtà, nonostante sia un film di serie B, abbia delle grosse pecche in un certo senso, ogni tanto veramente la sceneggiatura va un po' a casaccio. L'idea di metterci la telecinesi, l'idea di metterci il soprannaturale non era molto azzeccata secondo me, però l'atmosfera è perfetta per questa classica storia che deve tantissimo ad aprire quella porta a Psycho e a tanti altri, perché veramente in alcuni momenti il film di Hitchcock è praticamente preso paro paro così come quello di Tobe Hooper. Ma il film comunque funziona nella storia di questi ragazzi che buano praticamente una rota, uno di loro va a cercare aiuto, non torna, e quindi questi, i restanti, si immergono nella foresta fino ad arrivare appunto in questo paesino dove trovano questo uomo che praticamente li fa fare un giro in sua specie di museo, in sua bazar ricolmo di manichini, ma c'è un fratello completamente psicotico e non sa che quei manichini in realtà sono i modelli presi dalla gente per la strada. E in più, insomma, poi c'è tutte le scene oriniche con manichini che prendono vita, delle facce inquietanti per un film che lascia la parte gore splatter, purtroppo secondo me un po' ci voleva, ma che riesce comunque a inquietare in qualche buon punto. Le musiche di Pino Donaggio sono ottime e nel complesso il film comunque riesce a far paura in 3-4 parti, pur essendo chiaramente un film difettoso. Gli altri attori tranne il protagonista sono un po' così, però va detto che il nostro riesce a creare tensione, riesce ad avere una bella messa in scena, a dare una buona spinta con la fotografia. Ci sono 2-3 sequenze che sono veramente malate e danno fastidio. Ma questo Tourist Trap è rimasto un cult per tantissimi, sconosciuto, trasformato in horror puppet dal regista che farà poi Puppet Master, appunto sempre per Jarz Band, e qui fa un po' le prove con i pupazzi, diciamo, in un certo senso. E in tutto però funziona abbastanza bene, ripeto, perché in questa specie di slasher insomma i nostri devono scappare per cercare di non essere ammazzati, manichinizzati, diciamo, in un certo senso, il film funziona proprio perché il regista riesce a mantenere quadrata la regia senza fare eccessi, la fotografia è sporca quanto basta e, ripeto, funziona tantissimo comunque. L'idea del contorno, l'idea di ciò che abbiamo, diciamo, come scenografia, e a livello di tensione alcuni momenti dove veramente si ha la vera paura. Certo, stiamo parlando di un film chiaramente che non è un capolavoro, manco per scusa, è diventato un cult assoluto, mi pare il minimo, senza una lira, e quindi con dei difetti assoluti che comunque sono messi a volte da parte dal buon montaggio di Ted Nicolau, dalle, come ho detto, belle musiche di Donaggio, e da un film che comunque inquieta nel suo essere così semplice, in un certo senso. Per me è un film assolutamente da vedere se amate l'horror, sapendo che è un cult, non è un classico. Per la mia generazione tutti vederlo, trovarlo era stato praticamente quasi un'impossibilità, e quando è arrivato siamo riusciti a vederlo, siamo rimasti colpiti. Tagliarsi con un suo piccolo spazio, perché riesce ad essere abbastanza originale, sempre chiaramente ripetendo che La Maschera di Cera e tutto il resto è citato a profusione, ma insomma il regista faceva bene il suo mestiere, la sceneggiatura era quel che era, ma ci si divertiva e il film era comunque ben fatto, con questi bizzarri manichini che fanno veramente paura, e con una, ecco, diciamo, atmosfera fine anni 70 praticamente quasi irripetibile, che nel film invece regna sovrana e che rende il tutto molto più interessante, proprio perché comunque ci costringe in qualcosa di cupo, di chiuso, e ci riesce a far ragionare un po' sulla società. Il link del film è qua sotto, andate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie, andate direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio, A Giro per l'Italia. Insomma, questo Horror Puppet è un film assolutamente cult per tutti gli amanti dell'horror, ripeto, sempre sapendo che è costato 2 lire, sempre sapendo che comunque è un film di riporto, un riporto che però diventerà ancora più riporto, visto che comunque il suo soggetto e un modo di fare del film ispirerà tantissimi slasher, specialmente degli anni 2000.